Sprizzetto online con l'amico Renzo Marangon. Buongiorno Renzo, come va? Buongiorno professor Maggi, come sta? Come sta? La vedo Allora, sempre volentierissimo. anch'io ti vedo ben in forma, naturalmente rincuorato anche dal fatto che ti stai riposando in questo periodo e dal fatto che siamo in clausura e io non ce la faccio più. A chi lo dici? A chi lo dici? Penso come cani che non possono muoversi. Allora, festa del 1º maggio, siamo in diretta Facebook, vedi che ormai usiamo il mezzo, i social, come fosse la nostra seconda casa. E cosa dire del 1º maggio? Festa dei lavoratori, il 90% dei lavoratori, no, forse un po' meno, il 50% dei lavoratori sono a casa per questioni legate al coronavirus. Che dire, Renzo? E sembra una grande, sembra, è una grande ironia fare la festa del 1º maggio un giorno dove è quasi impossibile lavorare. Però bisogna espungere, usando un termine Forbito. forbito, espungere dalla situazione di oggi per riannodare, per riaffrontare il problema del lavoro. Che speriamo dopo questa quarantena quasi obbligatoria, anzi di fatto obbligatoria, possa riemergere. Io sono convinto che ci sarà un cosiddetto rimbalzo, cioè quando le aziende potranno essere messe in grado di riprendere a lavorare sia i lavoratori che gli imprenditori, che sono quelli che determinano la vita dell'azienda, avranno un balzo in più. La cosa di cui bisogna proprio più che sperare, spingere perché si realizzi è una mallevadoria, oggi è una giornata che va così, è un modo non paternale del governo di dire ah ma no, ma mettere in condizioni con norme. Le norme non costano niente, ciò che costa è l'effetto sui cittadini, quindi norme semplici per poter fare in modo che tutti le possano seguire con calma, senza essere, insomma, senza considerarsi, schiavi di un mondo che sembra quasi pieno di carabinieri. Sì, Ecco. però secondo te non si poteva già partire prima con le norme che partiranno lunedì 4 maggio? No, Perché questo. se il super. Io parlo. No, aspetta, ti finisco il ragionamento con da come la vedo io. Se il 4 prima del 4 maggio potevamo andare anche nei supermercati, eccetera, perché per esempio. No, cioè, secondo me c'è di fondo una poca. Come si dice? Poca considerazione della bravura di noi italiani. C'è sempre i politici che ci considerano non appropriati nelle nostre azioni. Hanno sempre paura che non ci comportiamo come ci dovremmo comportare. E ci abbiamo dimostrato in questo caso di essere molto più ligi di quanto si pensasse. Siamo in casa e io sto girando ogni tanto anche per lavoro, vedo che tutti hanno le mascherine, i guanti, eccetera. Quindi c'è questa presunzione da parte dei nostri governanti, ma non da adesso, da moda, da sempre, di considerare gli italiani dei bambini capricciosi che non riescono a prendersi le loro responsabilità. Allora, professor Maggi, questa è un'osservazione che può essere indotta ad una lettura immediata. Mi permetto però di ragionare con lei su una cosa seria, e cioè è la mancanza di politici degni di questo nome che determina il fatto che sono stati i consulenti. Questo benedetto governo votato da nessuno, che hanno indotto il Presidente del Consiglio a questo decreto DPCM, che vuol dire decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a ritenere che buona parte degli italiani siano poco ligi, perché in realtà sono i tecnici che gli inducono a far questo, cioè il politico vero è uno che fa sintesi delle esigenze della sua popolazione. Il politico per finta, o che non ha esperienza, mi permetto solo di dire questo, che non è esperto, si fa fuorviare da cose di secondaria importanza. Ecco ciò di cui
Secondo me bisogna accusare questo governo dell'inesperienza purtroppo grave. Guarda, aprire prima è ancora su alcuni aspetti oggettivamente pericoloso, perché anche oggi 200 e passa morti, già non stiamo parlando di... La curva del contagio si abbassa, però il fatto che gli italiani siano comportati molto 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 bene è vero. Come è vero che c'era la smania di andare a cercare la mosca bianca che violava in spiaggia, Esatto, ma non era quello che ma non fa testo quello, purtroppo in alcuni giornalisti alla ricerca solo dello scoop, sì, ma non è che fa testo quello che da solo va in spiaggia, sono le milioni di persone che non ci vanno, questo è bravo, bravo. Quindi, siccome poi dopo si dice, allora, ritornando al ragionamento, si dice che i politici rappresentano, ci rappresentano, nel senso che il paese reale non è diverso dal paese politico. Però in questo caso il paese politico non c'ha, secondo me, una giusta considerazione e una giusta immagine di quello che noi italiani siamo. Perché, come ripeto, per me siamo molto meglio di quello che pensano che siamo. Questo è vero, permettimi professor Maggi di dirti questo, gli eletti, cioè il 10% degli eletti è migliore, il 10% degli eletti è peggiore, l'80% degli eletti è come chi li ha votati. Quindi, ma in questo caso, quindi a te la valutazione, in questo caso però... stiamo parlando dello strumento governativo, non non del Parlamento che è stato messo un po' in disparte, però 2, 3, 5 giorni non fa una grande differenza. Ciò che invece deve portare in positivo a guardare il futuro è che le prossime non servono 450 esperti di che cosa? E poi più o meno sono sempre gli esperti delle stesse aree. Serve buon senso. La politica è votata dalla gente, il politico parla con la gente, anche se in questo periodo c'è un difetto di comunicazione perché tutti in casa. Ma il buon senso non ci deve sfuggire. Guarda però che secondo me il futuro, e qui condivido con te, sarà migliore di quello che si pensa. Migliore. L'importante è che tutti, o il più possibile tutti, mantengano le condizioni di sicurezza, anche perché uno che va in giro senza mascherina o che va in giro senza le condizioni di sicurezza dovrebbe essere redarguito prima di tutto da chi lo incontra, perché è lui che mette in pericolo la salute dell'altro, mica Questo me, succede. mica altri. Sì, questo succede già comunque, c'è un pochino una caccia all'untore, però. Sì, c'è la caccia più che all'untore al furbo. Quindi, però, bisogna avere fiducia per il futuro, però la fiducia bisogna guadagnarsela. L'italiano però se l'è guadagnato con il comportamentismo, non tutti, ma la gran parte. Perfetto, Renzo, siccome abbiamo visto che il mezzo tecnico funziona, io penserei di farne un'altra domenica. Oggi è venerdì, sì, domenica, e parliamo della fase 2, come la vediamo sia io che te, così confrontiamo le nostre idee. Professor Maggi, lei è sempre un super figo. Condivido totalmente ciò che ha detto e le faccio i migliori auguri di buon 1º maggio. Grazie Renzo, ci risentiamo domenica. Ciao Leandro, tanti auguri. Saluti a tutti.